istigazione a delinquere aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Questi i reati contestati ad un gruppo di anarchico-insurrezionalisti strutturato e attivo con base in Umbria. L'organizzazione attraverso una rivista clandestina dal nome Vetriolo e due siti online faceva proseliti contro le istituzioni democratiche ed era deciso a fare ripartire l'attacco al cuore dello Stato e al capitale. Stamani, alle prime luci dell'alba, i carabinieri del ROS, con il supporto dei comandi di Cagliari, Cosenza, Cremona, Genova, Lecce, Roma e altre città, hanno dato esecuzione ad una serie di misure restrittive disposte dal GIP presso il Tribunale di Perugia su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 6 indagati. Uno è stato arrestato, uno è finito ai domiciliari, mentre gli altri 4 dovranno presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria, oltre all'obbligo di dimora. Le indagini, iniziate nel 2018, sono state coordinate in collegamento con le procure di Milano e di Perugia e con la supervisione della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo. Gli inquirenti hanno così potuto documentare l'operatività del gruppo di anarco-insurrezionalisti che aveva la base operativa presso il circolaccio anarchico di Spoleto, un luogo di aggregazione dove veniva discussa e approfondita la dottrina federativista anarchica e successivamente diffusa in tutto il paese attraverso il giornale clandestino ora chiuso.